Comunque, mancano solo 5 minuti all'inizio di questo Splatoon Direct e ripetiamoci un po' cosa aspettiamo da questa presentazione. In realtà ben poco, perché per ora il gioco non ha fatto vedere nulla e niente, cioè, speriamo in qualsiasi cosa. C'è bisogno che Nintendo faccia vedere il perché questo è il terzo capitolo e non il secondo, una differenziazione che già, insomma, si faticava un po' a percepire tra il primo e il secondo episodio uscito su Switch. E diciamo che questa cosa soprattutto la percepiscono chi non è super fan della serie, chi magari non ha investito decine e decine, se non centinaia e centinaia di ore nel gioco. Quindi aspettiamoci qualcosa di corposo. Io personalmente spero che in mezz'ora, che comunque è tantissimo, non vengano mostrate soltanto migliorie marginali di gameplay come nuove armi, nuove abilità, nuove tecniche, eccetera, eccetera, ma qualcosa che effettivamente ricontestualizzi un po' tutto quanto il gioco e offra effettivamente qualcosa di nuovo. E soprattutto, se devo sperare in qualcosa, spero in una modalità single player bella corposa, perché dopotutto rimango sempre un giocatore offline, dove ho le esperienze più belle, non in multiplayer, anche se devo dire che, ripeto, il multiplayer di Splatoon 2, che ancora è frequentatissimo, io l'ho scoperto molto molto in ritardo, e a me è piaciuto tantissimo e mi ha proprio sorpreso in positivo, anzi partivo con dei preconcetti nei confronti di Splatoon, ma devo dire che ne sono rimasto veramente innamorato sia per l'immediatezza ma anche per il tecnicismo che c'è dietro. Il problema è che ormai ci giocano tutti i fenomeni e riuscire a primeggiare, anzi no, non primeggiare, divertirsi è veramente difficile. Vediamo se le cose verranno un po' resettate con questo terzo episodio e speriamo soprattutto che possa rappresentare un bel punto di accesso per tanti nuovi giocatori, tra cui anche me, che così insomma sarò felicissimo di sperimentare l'entusiasmo nei confronti di un nuovo Splatoon durante il suo periodo di uscita, sperando che non muoia immediatamente, un po' come succede con tutti i giochi Nintendo. Vedo anche la chat, è bella presa, dicono speriamo soprattutto che abbiano tolto il secchiostro Vasca, io proprio non so cosa stai dicendo, quindi mi fido di voi. Allora, se mettono il secchiostro Vasca, io spengo tutto, ragazzi. Ci siamo? Ci siamo. This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. We're Ma the vanno a 2 frame al researchers from the secondo. Squid Research Lab. And smoothly swim through it in swim form. Vabbè, fino a qua. We've been studying their biology day and night. Two teams of E 4 questo è will deathmatch ink a for squadre. 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, Cioè, wins. sembra che stiano ripresentando il gioco per la terza volta. Come se nessuno lo conoscesse. Now, that's not all inking is for. Simone Tilt è perfetto. Ink walls to swim up. Adesso capisco New perché 30 techniques minuti, sì, like perché the squid praticamente surge to swim up ricominciamo da walls capo at a un'altra single volta. burst. The move also slightly repels ink from opponents. Questo è nuovo? O già c'era? We've discovered where these turf war battles will take place. Up here looks Madonna, ma le fishy, animazioni a 2 though. frame al secondo, che brutte. Several stages from Greater Inkopolis also return. But a museum. C'hanno stile, c'hanno stile. Questo Take ricorda un special note of the po' rotating wall. Valencia. Beh, Geezer. ragazzi, non mi scrivete in chat che ci Mahi sono delle Mahi animazioni Resort. nuove. Mi The sembra il luxury minimo. resort in. Quanto era la More selezione del 2? stages will be added in Ok. free DLC days. gratuiti. Come te sbagli? Ormai è proprio quanto gli piace a Nintendo sta cosa. Now, let's get into the inky essence of battles. Weapons. Va di armi. Sta succedendo esattamente First, quello che it appears speravo that all the non basic weapons from accadesse. previous games Peccato. will be available. Il distributorio. This is the wave breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location. Questo è Once praticamente the l'attacco attack ends, kamikaze. it'll explode and damage the surrounding area. Questo sembra figo. Familiar special weapons, like the Tenta missiles, so find the combo that suits your splatting style. Ok, vabbè, questa è la personalizzazione tipica. Qualcosa di più, mostrate Shop qualcosa di here più. to get your tentacles on some fresh weapons. Wildlings walking around town are pretty savvy about their fashion. Questo è il motivo per cui Things like Splatoon va headgear, fortissimo in clothing, Giappone. and shoes are just as important as weapons to staying fresh in Splatsville. Ok. Vabbè, stanno puntando parecchio sulla personalizzazione. Nulla di nuovo, ok, perfetto. Si chiama And if you save your favorite gear combinations as fresh as fits, you can change in a flash. Ali. E poi crea reset, vabbè, ci Flavor up sta. your fashion with whatever outfits you want. Le lobby, oddio.
Finalmente. Welcome to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh battles. You can also play private battles online. Set battle modes and other options to your liking. Why not play with your favorite battle modes alongside friends? Information about these game modes will be available soon on the game. Questo mi sembra un passo in avanti, no? Che mi ricordo era uno dei grandi problemi del primo Splatoon, che era difficile organizzare i lobby anche con gli amici del primo Splatoon, del secondo Splatoon. O no? Now, let's talk about the features within the lobby. Drop in on friends in the midst of battle and play alongside them. Bella. Ci stanno provando. It appears that it can somewhat recreate recent battles. Chissà se avrà lo stesso sistema di Smash. Or skip to a certain part. Si può tornare indietro, è questa cosa importante. Si può tornare indietro. Incredibile. Io ho paura che usi quella cosa limitatissima che sostanzialmente sono i replay come in Smash, no? Che appena aggiorni perdi la possibilità di rivederli. E semplicemente è il replay di tutti gli input di partita. E non ti permette di fare quello che Halo 3 permetteva di fare tipo 12 anni fa, ma questo è un altro discorso. As you can see, you'll be able to place any acquired weapons, gear, and items to your liking. Slap on some snazzy stickers and modify your locker's color. This is your space to express yourself. So customize it however you'd like to show off your signature splatting style. Oh, yes. Lo dico io per voi, ragazzi. Lo dico io per voi. Ma sti cazzi. Scusate, scusate la franchezza. Table turf battle. Lay out your cards for a dazzling deck duel. Cos'è? Per un attimo ho pensato avessero messo il foot, però chiamato put. E invece è una sorta di Tetris. Card game Tetris. Che bello se mettono le microtransazioni. Che bello. I lost my clamps. You can obtain valuable golden eggs. E questa, diciamo, era un po' la modalità che c'era anche nel 2, che era un po' la modalità Orde, rivista sempre sotto l'ottica di Splatoon, giusto? La modalità zombie. Emergency. Boss. Ma è un pollo. Non è un salmone. It looks like they'll occasionally appear just before. Come direbbe il maestro, un pollo, un pollo, un pollo. The tank on your back is a specially provided egg cannon, and it appears that you can fire golden eggs to deal massive damage. However, these battles are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. And this is the still being researched big run. We believe this is when Salmonids invade the city in which Inklings and Octolings live. Però c'è da dire che l'ha recitata molto molto bene. La narratrice. Big run is coming! Modalità storia. Oh, finalmente. Now, observe this manhole in Splatsville Square. Along with your buddy Small Fry. You'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and using weapons. So newer players might want to try it out. We hope you can witness the epic finale of this splattastic saga. No, non ho detto che è l'ultimo capitolo della saga, l'ultimo capitolo di quello story mode. È differente. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device or display them in your locker. Fa tantissimo Miiverse, ragazzi. Fa tantissimo Wii U. This is the recon guide. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch online mobile app. It seems you'll be able to get special gear and even snap photos together with Amiibo. Ma l'hanno venduto. Splatoon 3 Amiibo. Olè. Incoming. Olè. Release is scheduled for this winter.
er boss dei molluschi. No, modalità dove il cringe e il pacchiano si uniscono in un unico format. Ma che è? Vabbè, puoi visitare la città di notte. È questo che ci stanno dicendo. It's been confirmed that Splatfest will make a return. Okay. And this time around, there will be three teams to choose from. Splatoon 3. Splatfest consists of two halves. Non due, tre. Teams will compete in 4v4 turf war battles. The second half. Cioè, la cosa più interessante, la cosa che poteva aggiungere un po' di novità effettiva, l'hanno relegata a modalità secondaria a tempo. Solo nei festival e solo come seconda parte degli scontri. Che palle. Questo è figo, questo è un bel avanzamento. Ok. E quindi la demo, il test fire. Sasso, carta, forbice. Peccato, ragazzi. Peccato, peccato. Peccato perché... Non lo so, cioè... Non posso non lasciare questa presentazione con... Se non con la sensazione che si sarebbe potuto dire e fare molto di più. È un gioco dal grandissimo potenziale, ma, cioè, boh, non lo so, non lo so, è veramente il 90... Allora, l'inizio presentazione si è concentrata nell'introdurre il gioco ai neofiti, che è sostanzialmente uguale al primo e uguale al secondo, e vabbè, ci mancherebbe altro. Poi, tutte le cose che sono state presentate sono sostanzialmente espansioni delle modalità precedenti, o le modalità precedenti, però leggermente ricontestualizzate. C'è stato un concentrarsi assurdo sulla personalizzazione e su degli elementi. Cioè, e questa è la cosa che mi dà proprio fastidio dei giochi Nintendo ultimamente. E l'avevo già detto anche durante la presentazione Pokémon. Cioè, che ti vengono proposte queste cose come se fossero delle innovazioni incredibili. Ad esempio qua le tag personalizzate. Quando c'è, in realtà, sì, sono delle aggiunte carine all'interno del gioco. Cioè, ci sta, va bene. Ma non è che stiamo reinventando la ruota. Non è che qui il videogioco è una rivoluzione. Cioè, è veramente una cosa, ma neanche che andava introdotta con un DLC a pagamento, ma con un DLC gratuito. Ma che mi significa? Non lo so, cioè, tutto questo hype che loro vogliono venderti, in realtà secondo me è... Ci sono tanti giochi che tramite aggiornamenti gratuiti offrono anche molto di più di questo. Ma ripeto, in realtà il gioco poi mi interessa tantissimo, il gioco è pure figo, è divertente. Come era divertente il 2, sarà divertente anche questo. E adesso che c'è tantissima base installata, sarà pure più figo partecipare agli Splatfest, eccetera, eccetera. Però... Non l'hanno venduto nel migliore dei modi. Le novità principali sono due, più una terza che devo, però prima di esprimermi a riguardo voglio capire bene. Cioè, le novità principali sono: uno, il gioco di carte Tetris, il puzzle game messo come extra, che è carino, vabbè, però insomma non è più un diversivo che il gioco principale. Anche là, che ne so, fate uscire un freeware o un free to play anche, sti cazzi, un free to play su NSO, mettetelo all'interno dell'NSO. Cioè, che mi significa che Splatoon 3 viene identificato con questa cosa? Vabbè, comunque, è un'aggiunta, ci può stare. Chissà come implementeranno l'aspetto del collezionismo digitale all'interno del videogioco, se ci saranno loot box o cose del genere. Sarebbe interessante vedere Nintendo aprirsi a queste pratiche anche sui suoi giochi, sui giochi su Switch e non solo su mobile. E l'altra grande novità è la modalità a tre colori. Però sarà, a quanto pare, presente soltanto all'interno delle Splatfest, quindi non sarà una modalità selezionabile a piacimento, che è un po' un peccato. Tutto quello che si è visto è sostanzialmente un grande ritorno di quello che funzionava nel 2, perfezionato, e nient'altro. Potrebbero esserci stati effettivamente dei miglioramenti per quanto riguarda l'online e la struttura del lobby. Carina l'idea di rendere sempre tutto quanto sempre più interattivo, sempre più vivo. Mi è sempre piaciuta questa cosa di Splatoon, di non proporre dei menu, ma di proporre delle lobby effettivamente animate, delle lobby vive, qualcosa di tridimensionale che, insomma, secondo me aumenta un po' l'immedesimazione.
Però, cioè, devo capire bene quanto effettivamente è stata migliorata l'esperienza online, perché è una delle cose che più mi preoccupa poi quando si parla di un gioco Nintendo. È facile giocare con i propri amici? È facile giocare con i propri amici contro degli sconosciuti? Perché poi sono quelle le cose, no? Quando inizi a mischiare un po' le carte, inizi a mischiare un po' le cose in ballo, solitamente è là che i giochi Nintendo crollano. Quando fai una lobby tra amici, è tutto quanto disponibile oppure ci sono delle limitazioni assurde? Se io ho un amico che gioca con me a casa, possiamo partecipare tranquillamente agli scontri online con altri amici o con altre... Non lo so, su questo non mi esprimo, ho fiducia zero, devo ammetterlo, però speriamo che si siano presi il tempo necessario per proporre un'infrastruttura quanto più completa, complessa e soddisfacente possibile, speriamo sul serio. E il resto, cioè, ragazzi, che su una presentazione di 30 minuti di un gioco di cui non si è visto niente mi spendi un minuto e mezzo sulla modalità storia, che potrebbe essere una figata, e me ne spendi 10 sulla personalizzazione dell'armadietto, della tag e di altre cagate del genere, cioè, boh, forse, probabilmente sono io che non sono proprio il target di questo gioco, però non lo capisco, cioè, se qua devi vendere il gioco, ma chi pensi di impressionare? Soffermandoli sulla personalizzazione, che poi, tra l'altro, appunto, cioè, è una rivoluzione de sta cippa, perché sono le stesse cose che ormai abbiamo visto pure su Switch Sports, che abbiamo visto anche in parte su Battle League, e che da decenni si vedono su altri videogiochi, quindi... Boh, grandissimi boh, però potrete controllare da cellulare con la nuova app, wow, pazzesco. Non lo so, ripeto, il gioco sarà una figata, sarà bellissimo, ma così non viene marchettato nel migliore dei modi, non viene pubblicizzato nel migliore dei modi, o almeno, secondo me, si rischia proprio di stare su un territorio molto spinoso, perché da una parte rischi di non offrire nulla di nuovo a chi ha già giocato e spolpato il 2, e dall'altra però chi è nuovo vede queste cose e pensa, boh, sì, in realtà sono tutte piccole aggiunte che strizzano l'occhio alle frustrazioni di chi nel 2 si era ritrovato limitato. Un nuovo giocatore guarda e dice, vabbè, non mi sembra niente di speciale. Quindi non lo so, voglio leggere un po' i vostri pareri. Asiati con tutta quella personalizzazione, sì, sicuramente la demografica di riferimento sono i... neanche il pubblico asiatico, ma penso proprio i giapponesi. Non potevano spiegare un po' meglio la modalità storia, decisamente, perché è diversa da tutti gli altri soprattutto, e a mio parere è uno dei migliori. Sì, ma questo non lo metto in dubbio, io come al solito critico Nintendo. Tra l'altro, dai, diciamocelo, ormai quella cosa del programmare già da subito DLC gratuiti non ha senso, perché abbiamo visto poi quello che succede con Mario Strikers. Le Amiibo sembrano carini, ci sta. Poro nell'armadietto ci può mettere il pesce, quindi gli hanno vinto, esatto, chissà la puzza. Tra l'altro la modalità storia mi ha dato delle vibes dei livelli più pazzerelli di Super Mario Sunshine. Cioè, sarebbe stato figo approfondire un po' la modalità, cioè, non è che devi per forza spoilerare tutto. A meno che non sarà una, tipo, una modalità tutorial e basta, che durerà un'ora e mezza e ti lascerà veramente con la mare in bocca. Proverò il Test Fire, sì, assolutamente, sarà il 27, io forse non ci sarò, non so, hanno detto quanto durerà? Aspettate, fatemi ricontrollare. Dalle 10 alle 22 del 27 agosto, un solo giorno. Ci hanno rovinato tipo 5 giochi con sta roba di DLC del cazzo ogni 6 mesi, è quello, cioè, se fosse una compagnia che effettivamente sa gestire il supporto continuo ai titoli, pure, ma ormai, cioè, prego che no, meglio averli a pagamento, perché se non altro sai che un minimo si impegnano, i DLC gratuiti son proprio la morte della sopravvivenza del gioco. La Switch rimarrà a metà percorso vitale per sempre, davvero. Tenuta in piedi artificialmente, uno zombie. Sono esperimenti come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon che continuano a tenerla in vita. Però vi dico, boh, cioè, secondo me non c'è nulla di così sconvolgente da giustificare un terzo capitolo, se non il fatto che riavvicinare oggi la gente con un DLC o un'espansione del 2 sarebbe praticamente impossibile, ma è colpa di Nintendo che non ha saputo valorizzare il gioco e tenerlo al centro dell'attenzione nonostante l'enorme potenziale. Quindi l'unico motivo per cui fare uno Splatoon 3 non è a livello contenutistico, non è a livello grafico, non è nulla se non quello del ok, vi è piaciuto il 2? Riproviamoci e magari stavolta riusciamo a starci più attenti più a lungo. Cioè, questa è la sensazione che mi dà.
Ripeto, non mi voglio lamentare per lamentare, il gioco sembra figo, il 2 l'ho scoperto in ritardo e me ne pento e anzi vorrei seguire in tempo reale questo terzo per far parte dell'ecosistema attivo, vivo, che non è solo della community ma anche da parte di Nintendo che supporta il gioco. Mi farà molto piacere insomma seguire tutto questo, però come si è evoluta la situazione con Mario Strikers, come si è evoluta con Switch Sports, eccetera, eccetera, non mi fido più del gioco online di Nintendo, cioè non mi ci fidavo già da secoli, però adesso basta. Bellissimi personaggi a 5 frame al secondo comunque, oh assurda sta cosa, questa è l'unica vera critica di nuovo, super colorato come al solito e le ambientazioni molto più complesse, più dense di dettagli, eccetera, eccetera, ma impressionante che hanno utilizzato lo stesso espediente che è molto presente in Kirby la Terra Perduta, ovvero quello di ridurre il numero di frame delle animazioni degli oggetti in lontananza, ma qui l'hanno fatto ovunque, anche sugli oggetti nelle vicinanze, e ci sono, non so i nomi, scusate, ci sono quelle sorte di squid, che pure in primo piano, forse perché stavano utilizzando una telecamera libera, non lo so, vanno a 2 frame al secondo, è bruttissimo da vedere, un vero peccato. Purtroppo è andata esattamente come mi aspettavo, ed è un peccato perché in realtà le potenzialità ci sono tutte, il gioco sarà comunque un successo, il gioco sarà una figata, però... E questa generazione di console secondo me si chiude un po' con l'amaro in bocca per quanto riguarda il gioco online e come Nintendo ha trattato i suoi prodotti e di conseguenza anche la sua utenza. E la cosa secondo me che più fa male, magari poi verrò smentito, è che le idee più interessanti sono state marginalizzate e sembra quasi che sia stato un po' tenuto volontariamente il freno a mano su questo Splatoon 3. La cosa del mettere gli scontri a 3 colori solo come una un'opzione aggiuntiva alla fine, beh, al momento è la cosa che più mi lascia perplesso. Un gioco competitivo non può essere stravolto, sono d'accordo, ma sono tutte novità veramente, veramente marginali. E allora devi fare lo stesso discorso sugli sportivi che escono ogni anno. Però quelli là escono ogni anno. Questo, l'ultimo, il Splatoon 2 è uscito nel 2018, 2017, 2019, non ricordo. È come dire, non lo so, Smash 4 e Smash Ultimate sono uguali tra di loro. Non è vero, sono entrambi competitivi, ma cambiavano completamente il motore di gioco, pur partendo dalle stesse basi. O i picchiaduro. Ci si prende un tot di anni tra un episodio e l'altro, perché comunque proponi la stessa esperienza familiare, però la stravolgi mantenendo però quelle coordinate base. Poi ci sono i giochi come Call of Duty che ne escono uno all'anno, come, non lo so, qualsiasi sparatutto competitivo, eccetera, eccetera. Ma lì ne escono uno l'anno. Questo, sono passati 5, qualcosina in più uno se lo potrebbe aspettare, no? E niente ragazzi, vabbè, queste qua sono le mie considerazioni. Questo video verrà ricaricato anche su YouTube, quindi se poi a mente un pochino più fredda vi vengono in mente altre cose da dire su questa presentazione, mi raccomando, vi aspetto anche nei commenti del video YouTube. Questa era l'ultima live della stagione, vi ringrazio tantissimo, è stato super faticoso riuscire a mantenere la costanza delle live, che è il mio più grande problema, però ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, abbiamo raggiunto i 100 abbonati, abbiamo raggiunto quasi 4.000 follower, tanta roba per il mio piccolissimo canale, vi ringrazio infinitamente. E niente, con le live ci ridiamo appuntamento a settembre, anche per magari dare una forma un po' più strutturata e una formula più strutturata a tutto quanto. Sul canale continueranno a uscire in queste settimane video sporadici, video particolari. Voi quando non avete nulla da fare, mi raccomando, buttateci un occhio, lasciate un commento e soprattutto nerdate duro. Grazie mille ragazzi, vi aspetto nei commenti, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E soprattutto mi raccomando, tra sasso, carta e forbice, lo sapete cosa dovete scegliere? Dovete scegliere sto, to, 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 to.